Bentornati incredibile su un nuovo episodio scattante e godoso di Genshin Impact. Allora, incredibile, in questo episodio godoso di Genshin Impact io avevo pianificato di fare la seconda stagione, se così possiamo chiamarla, del teatro Sus. Sono cambiati gli elementi, quindi direi che è un evento simpatico, un po' come l'Abyss. Secondo me l'idea di portarvelo sul canale mi sembra un'idea molto spicy. Però allo stesso tempo, ragazzi, innanzitutto mi devo accendere la condizione che sto a fare la schiuma. Però a parte questa, è uscita la seconda parte della 4.8. Sono usciti degli eventini simpatici. C'era l'evento delle foto che davano 300 gemme. L'Abyss sta per scadere, è lo stesso dell'altra volta, quindi non ci ho rifatto il video, ragazzi, perché appunto è lo stesso 4.7. Pure questo lo dovrei finire, ragazzi. Su Genshin sto veramente messo male. Ho talmente tanta roba arretrata che prima di Natale hanno voglia, volendo, quindi ci dovrò parecchio giocare. Poi, personaggi della 4.8 fase 2, Emily e Yelan. Ragazzi, Yelan lo sapete, io l'adoro, l'abbiamo visto un sacco di volte nei miei video incredibili. Emily e Sus, io non l'ho mai provata, la proveremo adesso insieme prima di fare il teatro Sus. Questo è l'eventino di carte che non faccio mai, perché ragazzi, io con le carte, soprattutto questo gioco di carte su Genshin, mamma mia, mai nella vita. Questa è la missione di Emily, ragazzi, ho tutte le missioni secondarie ancora da fare. E poi Imaginarium Theater stagione 2, dove ci sono solamente 620 gemme, ragazzi, l'altra volta erano 1620 perché era la prima volta. Elementi di questa season: Hydro, Cryo e Anemo. L'altra volta avevamo detto che erano Pyro, Elettro e Anemo, pure l'altra volta, quindi Anemo lo lasciano sempre. Mi aspettavo Dendro, perché c'era Emily, invece no, ragazzi, da una parte è pure meglio, perché Dendro, io non è che ne ho tantissimi personaggi Dendro, quindi sarà Sus. Iniziamo con Emily. Allora, di design non è male, sinceramente se ripenso ai leak che c'erano stati su Emily e al design che aveva prima, proprio un altro personaggio, ragazzi, doveva avere tipo un vestitino un po' violaceo, capelli lunghi, completamente diversa. E per carità, questo design non è male, adesso la vedremo da vicino. Lei funziona, se non sbaglio, che ti fa l'elemental skill di Emily è tipo quella di Yae, quindi che sono tipo delle torrette. Te o una torretta che fa danno AOE. Poi la ulti dovrebbe fare danno dendro, credo, ma ripeto, su Emily non me la sono studiata per niente. Lo sai che il design non è male? Mi piace lo stacco sulla gambetta, eh? Attenzione, Emily Sus, eh? Ah, ok, no, ce l'ha legata in maniera veramente Sus questa collanina davanti, però va bene. Molto carina l'arma sua. Vabbè, molto basilare, molto 4-star, devo dire. Vabbè, carino che gli dai un calcetto con la gambetta, attacco caricato. Vabbè, l'hanno rubato a Raiden l'attacco caricato, vabbè, è proprio l'attacco di Raiden, però fa i fiorellini, va bene. 56-182, butta via. Questa è l'arma sua che aumenta il danno. Ah, ovviamente lei, sì, va usata nei team burning. Questo è un altro dei motivi per il quale nessuno summonerà su Emily, perché il burning come reazione, che è la reazione dendro e fuoco, quindi dendro e pyro, non è che, come dire, sia usata parecchio. Secondo me con Natlan sarà una delle reaction più sus, secondo me, che cercheranno di sviluppare. Ok, gli hanno dato il set giusto. 8-8-8-C0. E abbiamo un team con Kirara Gaming, che continua a dire essere uno dei nomi peggiori che abbiano mai dato un personaggio, e Benny. Quindi un team burning. Vabbè, proviamo, ragazzi, vediamo come va. Allora, facciamo un elemental skill. Ok, ripeto, non è che me la sono studiata parecchio, quindi è tutto un po' così. Allora, sì, vedo che fa più danno in base a quanto Pyro c'è, quindi ok. Undicimila. Sì, perché lei non è che fa granché, quindi, capito? Non ci summonerei mai nella vita per un personaggio come Emily, eh. Veramente mai nella vita. Vedi? Non è che fa un danno assurdo, vedi? 11.000, 61.000, vabbè. Non lo so, secondo me è il classico personaggio che con una patch prossima potrebbe diventare vagamente interessante. Mi ricorda tanto Yae. Fatemi sapere se l'avete summonata, se vi piace il suo stile. A me sinceramente non piace tanto. E anzi, vi consiglio, se non avete Yelan, summonate per Yelan rispetto a Emily, ragazzi, per favore. Yelan è un top sub DPS che va ancora alla grande. Io la porto, non dico sempre in Abyss, ma quasi. Fatto questo, io mi butterei nel teatro Sus. E se c'è tempo ci facciamo un pezzettino dell'eventino, questo qui con gli uccellini che non ho fatto mai nella vita. Abbiamo il cavalluccio Sus, il granchio.
io e quel coso sus volante, quindi per l'ultimo ci dobbiamo portare gli Elan per forza, va bene. Questo mi avete detto di usarlo, il Mystery Cake, però mi avete anche spiegato che sia un bonus che un non bonus, quindi non lo so. Evochiamoci subito un tizio, va? Ah, ragazzi, io mi prenderei Mona. Così quelli un po' più sus ce li teniamo per andare più avanti. Allora, possiamo scegliere tra un combattimento con i Rift Hound, ma mai nella vita. Io assolutamente mi prenderei il combattimento con i robottoni. Allora, io farei come al solito partire da quelli che uso di solito di meno. Quindi facciamo Zhao, Farusan, Mona e Dayona. Potremmo farcela, vai. Cheer! Cheer! Worthless! Okay. Let me stop. Dare to mess with me. I'm a rock. Foreign. Hanno messo questi cosi che sono abbastanza fastidiosi. Okay. Forse ce la facciamo anche a prendere. Ok, abbiamo preso tutte le stelline. Ok, molto bene. Io mi prendo New Villette nella speranza che gli Elan me la danno di nuovo verso il finale, ragazzi. Altrimenti so cavoli, ve lo dico. Però per adesso mi prendo New Villette. Dai. Io non so se provare questo free perché porta male, che dite? Ci proviamo? Prendiamoci il surprise. Vai, abbiamo preso un baffetto. Ci prendiamo agli altri. Allora, qui abbiamo un combattimento con i Fatui. Proviamo i Geo-Wishap, dai, potremmo farcela secondo me, questi non sono difficilissimi. E a questo punto io mi finirei appunto questo team qua. Così almeno ce li siamo giocati tutti. Ok, così. Vai. Ah, capirai, questi tornano indietro. Calma. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta di nuovo. Vabbè. Ok. Mi tocca prendere Iena. Vai, altro companion, vai. Shinxo assolutamente. Abbiamo il boss cavalluccio marino. Allora, ragioniamo. Dopo abbiamo il granchio, giusto ragazzi? Secondo me col granchio New Villette va più forte. Quindi io sarei tentato quasi da portarmi Ayaka. Però non abbiamo Shena, quindi lei ci farà meno danno. Sus. Ayato, Shinxo. Così? Vogliamo provare? Così ci teniamo i tre più sus per le prossime battaglie? Soprattutto contro il granchio? Facciamogli un po' di danno subito. Non c'è un danno assurdo però, un po' calmo. Ma poteva andare peggio, dai. Ok. Ok, vai Ayaka. Ah, ok. Ok, dobbiamo distruggere i tre cosi. Dai, dai. Un po' di danno sus. La speranza che ad Ayaka gli viene la ulti. Dai. Ora. Ce la potremmo fare.
aspetta ragazzi che cade. Serio per 10 secondi? Ok, perfetto. Gigi. Ah vabbè, senza che fa le perlette e uccidi in 85 secondi. Va bene così. Ci prendiamo. Ci prendiamo Shangling, dai. Va bene così, ragazzi. Naida o Rosaria? Prendiamoci Rosaria, va. Poi contro chi nemici ci stanno. Ok, forse abbiamo fatto un errore a non avere caso, mi sa qui, eh. Vabbè no, abbiamo il golem, ci prendiamo il golem, dai. Il golemmone, potremmo farcela, dai. Vogliamo provare a fare un team così a caso senza usare un healer? Ci vogliamo provare? Proviamoci, dai. Tocca rischiare, ragazzi. Tocca rischiare. Vai. Dai. Un andato. Dai. Vai a Yaga. Ancora. Perfetto. Ok. Ok. Vai Yago. Non lo uso da una vita Yago, ma non sta andando male. Ok. Ultimo. Mi sono incastrato sui piedini. Quella cosa non l'hanno mai corretta, che ci sanno quei piedini sus che ti fanno bloccare. Vabbè però è andata bene. Dai. Ancora? Ok. Dai, 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 dai. Ok. Dai, è andata bene, meno male. Ok, GG. Molto bene. 20 o Naida? Qua è dura. Mi sa che mi prendo Naida. Perché ci abbiamo pure Kasua che possiamo scegliere più avanti. Kasua o Jin? Kasua. Ci prendiamo pure Jin o 20? Ci prendiamo Jin. Ready for anything. Meno male che ho messo Kasua, ragazzi. Mamma mia, ora questa. Quanti ce ne stanno piccoletti? No, non gliela posso fare, ragazzi. Sapete che i Rift Hound per me sono veramente tra i miei nemici più brutti di tutto il gioco. Quindi, per carità. E Naida ce la teniamo magari per andare avanti. Ah, vedo che sono sus questi, eh. Okay. Mi piace che questi eventi Shincho non mi critta mai. È molto spicy questa cosa. Si dimentica come crittare Shincho. Ok. Ok. Andiamo così. Molto bene. Molto bene. Ce la potremmo fare in tempo, forse? All in leaves, adorn my knights. 34. Ah, basta che non uccidiamo quei tot in un tempo limite. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Alla grande proprio. Dai. Ok, vabbè.
Ah, va bene, noi volevamo morti 45, ne abbiamo eliminati 40, ragazzi, va bene così. 20 o Shen? Vabbè, ma non ce l'abbiamo più a Yaka. Ti direi quasi quasi 20. Vabbè, prendere 20. Ok, prendiamoci un buff, va? Tanto per avere qualcosina in più. In fondo l'importante è che, ripeto, ci teniamo Yela per il finale. Allora, abbiamo il granchione. Ok. Ok. Ma vabbè, scusami. Scusami. New Villette doing New Villette thing proprio. Ciao caro. Veramente l'abbiamo polverizzato. Va bene così. Ok. Penultima battaglia. Qui abbiamo i mecha. Qui abbiamo i golem. Sì, facciamoci mecha. Allora, fammi pensare. Quindi io potrei pure fare Shang Ling, 20, Naida e Shenha. Penso secondo me gliela facciamo senza healer. Ah, non avevo capito questo. Bella questa roba. Mi partono con metà vita. Ragazzi, questo non l'avevo capito. Bella sta cosa. Ok. Calma. Mi è morta scema, tanto non ci serviva. Dai. Boss finale. Proviamo. Vai. Ah, perfetto, è già cascato. Dai. Ragazzi, faccio loro di tenermi sempre i più overpower per la fine, quindi è sempre così poi alla fine, vedi? Boss finale proprio sempre così, li distruggiamo. Dai. Dai. Here comes the catch. Nice try. Ciao. Ciao caro. Con New Villette continua a fare New Villette cose. Va bene. Danno più alto Mona, eh? GG per Mona. Most opponent defeated Zhao. Grande Zhao. Sta cosa mi piace da morire, che te li fa vedere alla fine. Most damage taken Faruzan. Grandissima Faruzan. Best tank. Total character. Ok, 18 personaggi, va bene. Il team più veloce, guarda caso, il team con New Villette, non avevo dubbi. Quante stelle avremmo fatto? Una, due? Mi sarebbero fatte di meno dell'altra volta, eh? Eh sì, 3, 4, 5, 6. Ah no, un'altra volta, ragazzi, 6 stelle. Claim rewards. Dai. Se scendo vendi gemme e abbiamo preso un'altra chiave sus. Oh, 251 pull, eh? E ancora deve uscire Nathalan. E considerate che io probabilmente skipperò la 5.0, perché i personaggi della 5.0 non mi fanno impazzire, sinceramente. Quello Dendro era simpatico, però non lo so. Poi la 5.1 dovrebbe essere spicy, perché si dice dovrebbe essere quella waifu leopardosa. E quella potrebbe essere spicy, perché sapete che io adoro Nadia, quella è Gio, quindi sapete, le mamme Gio a me mi attirano. 5.2 ci sarà il Pyro Archon, quindi ragazzi ho ancora due patch per arrivare al minimo 300 pull, quindi oserei dire GG. Che dite, vogliamo provare prima di fine l'episodio questo eventino qua, che non ho neanche provato? Proviamo questo eventino qua, dai. Assomiglia all'evento che c'era qualche patch fa, giocare a bocce con gli uccellini, praticamente. Sì, sì, è lo stesso dell'altra volta. Questo era veramente, veramente, veramente un evento carino. Se riuscissi a fare un colpetto susso. Perfetto, 14 punti, 14 punti fatti, ragazzi, un campione, ragazzi. Ok, perfetto, è andata bene, due punti. Se riuscissi a prendere uno di questi e a mandarlo via nella vita. Dai. 8 punti per noi, ragazzi, troppo forte, ragazzi, troppo forte, leggendario. 14 punti, bastano? Bastano, ragazzi. Prossima stage. 16. Dai. 17. 18. Va benissimo.
è perfetto. Fantastico. Troppo forte, ragazzi, troppo forti. Ok, qui dobbiamo fare un po' di punti sus. 7 punti, 6 punti, vabbè, non sono male. Dieci punti, poteva andare meglio. 14 punti. 23 punti. Ok, ragazzi, sta andando molto bene. 27 punti. Direi eccellente. Si può dire eccellente, incredibile? Dai. Molto bene, ragazzi. Molto, molto bene. Ragazzi, il campione di questo gioco. Prendiamoci tutte le gemmine. Il suono che ci piace. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo prossimamente con Nathan, il nuovo Apis e tante nuove avventure su questo canale incredibile. Alla prossima. Woo!